Questo video è in collaborazione con OSM Italia. Seguici su Facebook e partecipa ai tornei. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui con me su Distraction Atlas, episodio odierno appunto riguardo quelli che sono i moduli di prima fascia. Come sapete, insomma, il gioco è suddiviso in diversi moduli, tattiche, schemi appunto di difesa e di attacco, di contrattacco e di possesso. Oggi cercheremo di analizzare alcuni di quelli che sono i moduli più importanti. Prima di cominciare però mi raccomando ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare le notifiche, tanti mi piace e commenti qua sotto. Il video è in collaborazione con OSM Italia, vi raccomando iscrivetevi alla community di Facebook e partecipate ai tornei appunto. Il modulo che andiamo a vedere oggi in particolare è un modulo che mi sta regalando grandissime gioie appunto fin dall'anno scorso, devo dire, un modulo che secondo me sta entrando di diritto nella prima fascia dei moduli di OSM. Qual è il modulo? Restate con me, entriamo nella live. Eccoci qua ragazzi nella live, l'avversario del giorno è al secondo posto, è il Bournemouth, una squadra veramente molto molto forte, che ha una rosa impressionante, appunto 673 milioni, una rosa che davanti ha tutti 100, il centrocampo è ancora più forte e la difesa sullo stesso livello del centrocampo, con un buonissimo portiere. La mia rosa, anche questa, è una buonissima rosa, probabilmente leggermente superiore alla sua, quindi la mia idea è di andare a, appunto, a studiarlo prima di tutto e vedere appunto con che modulo poterlo affrontare. La spia appunto mi sta suggerendo che lui potrebbe giocare con un 4-3-3A, lo stadio a livello 3, e contrasti prudenti, bruttissima scelta, contrasti prudenti con il 4-3-3A, e noi appunto andremo con un 5-2-3A contropiede. Andiamo a vedere come si setta appunto il 5-2-3A. Questa appunto è la rosa di cui dispongo al momento. Ho appunto alcune persone che devono fare il ritiro prima della partita, l'allenamento. Il 5-2-3A di contropiede si schiera con appunto l'attacco che rientra ad aiutare il centrocampo, il centrocampo invece che spinge in avanti, difesa in profondità. Marcatura zona, no al fuorigioco, contrasti sempre aggressivi a meno che l'arbitro non sia arancione o rosso, in quel caso appunto scendete a normale, pressing stile difensivi e i passaggi rapidi. Appunto, andiamo a vedere nella live come va e poi ci vediamo dopo. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Una buonissima vittoria quella di oggi, che appunto ci porta al sesto posto in classifica. Siamo ancora lontani dalla vetta, che penso sia imprendibile. Questo è un torneo dove ci sono manager veramente fortissimi. Sono stato invitato da, penso, Don Fabio. Però questo livello è altissimo, di Premier League. C'è soltanto appunto una 2 CPU, 3 CPU. E il che è buono, insomma, i giocatori sono molto attivi, tutti fanno l'accesso quotidianamente a parte due o tre, e quindi è un bel torneo, molto competitivo. Quello che volevo appunto rimarcare sono i moduli e le formazioni. Quando andate qua a fare le formazioni, in basso, dove sono? Qua, scusate, in alto, vedete quali sono i moduli di prima, di seconda e di terza fascia. O meglio, sono anche schematizzati a seconda delle tattiche che dovreste abbinare. Il 4-3-3A è chiaramente un modulo di fasce, così come appunto il 4-3-3B e il 4-5-1 solitamente si usa tiri, così come il 4-2-3-1. Il 4-4-2-A è un modulo di fasce, generalmente il 4-4-2-B di tiki-taka. Il 3-2-5, il 3-2-2, il 3-2-3-2, scusate, sono moduli inusuali.
che non si utilizzano molto spesso, così come il 3-3-4-A, che è un modulo di palla lunga. Ci sono diversi moduli che non utilizzo, tipo il 3-3-4-A, il 3-3-4-B, il 3-4-3 è un modulo che può essere utilizzato in tiki-taka o fasce, con la difesa a uomo e fuorigioco attivo. Il 3-3-2-2 è un modulo tiri, il 3-5-2 anche questo un modulo tiri, il 4-2-4 modulo di palla lunga, e poi ci sono i vari moduli di contropiede, quelli che a me piacciono parecchio: 5-2-3-A, 5-2-3-B, 5-3-2, 5-3-1-1, 5-4-1, 6-3-1, 6-3-1. Questi, le ultime due, insomma, parti, sono tutti moduli di contropiede. Ci sono alcuni più utilizzati e altri meno utilizzati. Trovate appunto sul canale diversi link ai moduli di contropiede, quindi vi invito a guardarli. E i moduli di prima fascia, appunto, sono quelli appunto più utilizzati, quindi il 4-3-A sicuramente, il 4-4-2-B tiki-taka, il 5-3-2 contropiede e, se volete, ultimamente è anche, sta andando fortissimo, il 5-2-3-A che ho spiegato nel video, contropiede ancora una volta. Se avete dubbi, mi raccomando ragazzi, trovate il video in descrizione e nei link in alto a destra. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate tanti mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. E ciao!